Particularmente soy contento, feliz de poder colaborar con la comunidad latinoamericana, no solamente boliviana, en este caso específicamente. ¿Y qué decir, no? Pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso para todas estas autoridades que han hecho posible esta realidad. Gracias. Paso el micrófono al señor David Tosico. Como dice Guido Torres, representante de ADCB, es un gran orgullo poder contar con un campo deportivo. Será también un gran sacrificio mantener esta línea de responsabilidad, tanto en el campo deportivo como también en el mantenimiento de este lugar, que es importante para darle continuidad, obviamente, en el transcurso de los años, si es que se logra mantener esa responsabilidad. A continuación, escucharemos a la asesora de lo sport del Comune di Bergamo, Loredana Poli. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno. Per prima cosa voglio dirvi grazie anch'io. È vero che abbiamo costruito insieme la possibilità di essere qui oggi, di cominciare a giocare a pallone qui, ricominciare a giocare a pallone. È anche vero che per arrivare qui ciascuno ha fatto la sua parte, quindi grazie all'Associazione Sportivo Cultural Boliviana che ha cominciato a prendersi cura di questo luogo, rimettendolo in condizione di essere utilizzato da voi e da altri. Quindi grazie. Grazie ad Ares Redona che ci ha aiutato nel percorso per arrivare fino qui. Adesso tocca a ciascuno di voi, tocca a noi, tocca ad Ares, tocca a chi gioca e a chi si prende cura di questi luoghi. Sono davvero contenta di essere qui oggi, contenta che mi abbiate invitato a questa inaugurazione. Spero di ritornare tra un po' e trovare questo luogo vivo come oggi, insieme a voi e ad altri che vorranno giocare qui. Quindi attorno allo sport ritrovare un momento di unità e di integrazione, come ha detto prima Guido, sono davvero contenta per tutti. Grazie, buon gioco. Grazie, molto gentile a Loredana Poli, assessorato del Comune di Bergamo, qui in questa città. A continuazione dobbiamo sentire le parole del nostro ex console della Bolivia, molto conosciuto e amato per tutta la comunità boliviana, Giuseppe Cripa. Le diamo il benvenuto, sempre sta con la comunità, sempre vicino allo sport, nella cultura, appoggiando sempre i boliviani. Bene, benvenute a benvenuti a tutte e a tutti. Che dire, un piccolo pensiero. Quando su iniziativa della presidenza, della messa direttiva dell'Associazione Deportiva Cultural, ho visto insieme a Don Mario questo campo e questa struttura, insomma, ci è voluto tutto l'entusiasmo dei ragazzi boliviani a dire che forse sarebbe stato possibile, assumendosi le proprie responsabilità, ridargli una funzione, ridargli una vitalità, una riqualificazione. Bene, l'unica cosa che ho fatto io è riguardare la mia agenda e ritrovare il numero di telefono di Ottavio Rota. E ho detto che bisogna parlare con lui, vedere, e attraverso di lui poi, e questa è la cosa fondamentale che vorrei dire, abbiamo trovato un'istituzione, un'amministrazione comunale, un servizio sportivo e un assessorato che hanno aperto la porta, e cioè che hanno dimostrato che un'iniziativa che viene dal basso, con serietà, con determinazione, con senso di responsabilità, può trovare una istituzione attenta, recettiva e che alla fine, camminando insieme, superando le ovvie difficoltà, arriva a questi risultati. Quindi dovete essere orgogliosi come associazione, come ragazzi e ragazze.